La faccio vedere anche se piove un poco, anzi no, anzi sì, vedete che con la pioggia è tutto più difficile, davvero, è tutto molto difficile, ma io vi devo far vedere questa che qui tra Greenwich e Soho considero una della migliori pizza a taglio di New York. Andiamo, non penso di potervela far vedere qua. Purtroppo quando piove è tutto difficile, devo dire. L'obiettivo è portare tranquillamente la pizza a casa prendendo la metro. C'è qualcuno che dorme anche nella metro. Devo prendere un'altra Union Square, un'altra metro. Aspettiamo l'altra metro che arriva. Magari nel frattempo mi siedo anche qua. Di nuovo nella carrozza. Ce la farò. Thank you. Sorry? Yeah. Going up. Siamo quasi fatta, pizza bagnata, pizza fortunata, ci siamo quasi. Questa mi ricorda tipo la pizza che mangiavamo da Sabatino a Salerno. Questo bel salame pulcioso qua. La proverò per noi. Il concierge mi ha detto: "Wow, sei andato fino a Prince Street per pigliarti questa pizza", cioè l'ha riconosciuta solo dalla bocca. Ne vuoi anche un po' tu? No, non ne vuoi? Me la mangio io. Ragazzi, è fredda, ma la pizza fredda. Io amo la pizza fredda, non so perché. Ogni volta a New York, comunque buonissima, me la vogliono riscaldare, me la vogliono bollente. No, io voglio la pizza fredda, fredda come è freddo l'inverno, come è freddo il Polo Nord, come è freddo lo yogurt freddo. Guardate, io non potrei mai rinunciare alla pizza, non me ne frega niente. Cioè, proprio alla pizza non si può rinunciare. Mamma mia, quanto è buona! Questa è quella senza peperoni. Mamma mia. Dobbiamo fare tutti insieme un applauso alla pizza. L'abbiamo inventata noi, dobbiamo andare orgogliosi di aver inventato la cosa più buona del mondo. Senza di noi la pizza non sarebbe esistita. E il mondo sarebbe stato un luogo più triste. Io con Biancaneve vi salutiamo. Ciao.